Vuoi costruire il tuo copywriting portfolio che ti permetterà di attirare sempre più clienti e di maggiore qualità? Alla fine di questo video scoprirai quali sono i tre strumenti super professionali che attireranno clienti che non vedranno l'ora di collaborare con te. Se non ci conosciamo, io sono Monica, copywriter e copywriting coach, e da novembre 2021 vivo qui a Fuerteventura, da dove aiuto aspiranti imprenditrici a costruire un proprio business grazie alla scrittura online. Se non vuoi perderti strategie e tips per migliorare nella scrittura online e costruire il tuo business grazie al copywriting, lasciami un pollice in su a questo video, iscriviti al canale e attiva la campanellina delle notifiche. Ma adesso iniziamo subito. Se vuoi guadagnare di più nel copywriting oppure avviare la tua carriera con la scrittura online, avere un portfolio è davvero lo strumento potentissimo che ti permetterà di attirare sempre nuove collaborazioni e sempre di maggiore qualità. C'è però un fattore che devi assolutamente considerare nel momento in cui pensi di avviare e di scrivere un tuo portfolio, di raccogliere un tuo portfolio, che è il fatto che il cliente deve effettivamente trovare in modo estremamente agevole le informazioni che tu gli stai riportando. Per questo motivo considera che un copywriting portfolio deve avere queste 5 caratteristiche prima di addentrarci nella sua costruzione. Innanzitutto deve essere semplice da creare. Perché semplice da creare? Perché ogni volta non devi stare lì a perdere ore ad aggiornare il tuo portfolio. Se devi inserire alcuni pezzi deve essere rapido, deve essere spedito e devi averlo sempre pronto e aggiornato. Il secondo deve essere facile da navigare. Perché deve essere facile da navigare? Perché il cliente dall'altra parte deve trovare in 2-3 secondi quello che è il pezzo di copy che sta cercando e capire se può collaborare con te. Il cliente non ha mesi o anni da passare all'interno del tuo portfolio, ma dovrà trovare nel modo più rapido possibile quelle che sono le informazioni che sta cercando, e tendenzialmente vuole sapere se tu sei la persona giusta e hai il tono giusto per scrivere per il proprio brand o per i propri clienti. Terza caratteristica, deve essere facile da aggiornare, quindi step by step dovrai sempre inserire nuovi lavori che hai fatto in nuovi settori o nuovi pezzi di copy. Questo ti aiuterà ovviamente a trovare nuovi clienti e a migliorare la qualità dei testi esistenti. Quarto punto, deve essere facile da condividere, perché non è qualcosa che resterà nel tuo computer, ma è qualcosa che andrà a qualcun altro e questo qualcun altro dovrà valutarlo per capire se appunto siete il match giusto per collaborare. E il quinto step è, deve essere facile da personalizzare, perché devi avere comunque delle piccole caratteristiche che permettono all'utente dall'altra parte di capire che effettivamente si tratta del tuo portfolio e capirà quindi quali sono i tuoi elementi di unicità e risponderai facilmente alla domanda perché devi scegliere me e non tutti gli altri copywriter che ci sono appunto nel mercato. Questa è una delle obiezioni più grandi che fanno i copywriter quando sono agli inizi. Sì, ma c'è tantissima gente nel mercato, ci sono tantissimi copywriter o tantissime persone che potrebbero scrivere online, perché la persona dall'altra parte dovrebbe scegliere proprio me? E questa è un'obiezione pazzesca e interessantissima che ovviamente devi rispondere e devi anticipare prima che il cliente se la faccia, o comunque devi già prepararti ad una risposta. Personalizzare un portfolio è appunto uno degli strumenti con cui puoi iniziare già a rispondere a questa domanda che il cliente può farsi. Ma adesso vediamo subito insieme quelli che sono i tre principali strumenti che ti permetteranno di creare un portfolio professionale e rispettare tutte queste 5 caratteristiche. Andiamo subito. Primissimo strumento sicuramente è Canva. Creare una presentazione con Canva, quindi una presentazione in 16 noni, e inserire al proprio interno delle descrizioni dei lavori che hai fatto, inclusi i link ovviamente a cui il cliente potrà andare a visualizzare effettivamente i lavori, è qualcosa di super interessante, anche bello accattivante a livello visivo da vedere. Ovviamente Canva ti permette di creare tantissime presentazioni, ha la possibilità anche nella versione gratuita di avere dei template da cui prendere spunto, prendendo ovviamente i colori che ti piacciono, i colori che più rappresentano la tua attività e la tua passione per la scrittura e anche ovviamente il tuo stile. Dall'altro lato però Canva potrebbe essere, se scegli un template troppo complesso, difficile da gestire e da personalizzare, quindi fai attenzione a questo punto. Sì, se vuoi puntare su un portfolio che sia grafico, Canva è sicuramente un'opzione molto interessante, ma attenzione a non esagerare, perché poi la personalizzazione e l'aggiunta di nuovo materiale, l'upgrade, potrebbe causarti appunto un dispendio di tempo inutile.
Secondo strumento che voglio consigliarti sono i tantissimi siti online specializzati nella costruzione di portfolio. In particolare Webflow è uno dei tanti che puoi utilizzare per creare un portfolio sulla piattaforma e per personalizzarlo in maniera molto molto precisa. Anche qui ti faccio gli stessi reminder che ho fatto per quanto riguarda Canva. Fai attenzione a non esagerare con la personalizzazione e a non perdere ore ed ore a creare grafiche che poi non sono rilevanti effettivamente per l'utente finale, per il tuo possibile cliente nel prendere una decisione. Quindi cerca di capire sempre cosa sta cercando la persona dall'altra parte e di dargli le informazioni nel più breve tempo possibile. Va benissimo imbellettare con la grafica, è fantastico creare qualcosa di personale e di personalizzato, ma non dobbiamo esagerare perché poi possiamo e spenderemo del tempo in un'attività che non è effettivamente rilevante per chiudere il nostro cliente, che è poi l'obiettivo finale che vogliamo raggiungere. Fammi sapere al di sotto dei commenti se avevi già pensato a uno di questi due strumenti per creare il tuo portfolio ed eventualmente hai già creato un portfolio con uno di questi strumenti e come ti sei trovato, così ci confrontiamo e capiamo un po' quali sono le differenze anche per gli altri utenti che verranno dopo. Ultimissimo strumento, che ovviamente è il mio preferito e ti spiegherò anche le motivazioni, è Google Drive. Google Drive è lo strumento che utilizziamo anche all'interno di Copy Gateway, il percorso di formazione ad abbonamento per diventare copywriter, all'interno del quale costruiamo proprio appunto il nostro portfolio professionale. Perché scegliamo Google Drive? Perché Google Drive rispetta tutte e cinque le caratteristiche che abbiamo visto prima per il portfolio, quindi facile da creare, facile da navigare, facile da personalizzare, facile da aggiornare e facile anche da condividere. In tutto questo il cliente si troverà in un'interfaccia che è a lui molto familiare, perché tendenzialmente quasi tutti utilizzano anche a livello aziendale Google Drive, e quindi abbiamo un collettore di cartelle estremamente ordinate e con una logica ben precisa che ci permetterà di condividere il pezzo giusto con il cliente giusto e anche averlo in un'interfaccia estremamente pulita, estremamente semplice, in cui i copy sono i veri protagonisti, perché poi quello che rischiamo quando andiamo ad aggiungere grafica è che il copy passi in secondo piano. In questo modo invece verrà inviato direttamente al file di testo, e la cosa ancora più interessante è che il cliente riceverà esattamente il file di testo che appunto tu gli consegnerai nel momento in cui completerà il tuo lavoro. Quindi vedrà effettivamente qual è il lavoro finale, qual è il risultato finale che può ottenere da te. E questa è una cosa estremamente potente, quindi anche in fase di negoziazione, in fase di vendita, è molto bello e molto efficace dire all'utente, al cliente, al possibile cliente: ok, guarda, ti invierò un pezzo di copy, questo è esattamente quello che puoi aspettarti da me, io ti consiglierò qualcosa del genere. Questo perché a volte il cliente dall'altra parte non ha una consapevolezza di quello che può aspettarsi da te. Farglielo vedere, farglielo visualizzare dall'inizio è un'arma davvero super potente per chiudere la vendita. Bene, ricapitoliamo quelli che sono i tre strumenti che ti consiglio di iniziare ad utilizzare per costruire il tuo portfolio professionale nel copywriting, che sono Canva, siti per la costruzione di portfolio, quindi siti verticali per la costruzione del portfolio, e poi Google Drive. Come ti avevo promesso, arrivati alla fine, ti lascio un piccolo bonus per aiutarti ad evitare degli errori fatali che impediscono al cliente di vedere il tuo portfolio e diminuiscono la probabilità che il tuo cliente possa poi decidere di collaborare con te. Fai sempre attenzione alle impostazioni di condivisione del link del tuo portfolio che invii. Questo perché se sei su Drive devi fare attenzione che o la mail dell'utente, del cliente sia stata aggiunta, oppure ancora meglio che il file sia stato condiviso per sola visualizzazione, che quindi non sia un file privato. Anche se utilizzi altre piattaforme come ad esempio Canva, fai attenzione che non hai copiato il link nella barra dell'URL, perché quello potrebbe essere un link che non è condivisibile, quindi visualizzabile solo da te. Mi raccomando, attenzione, 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 perché se il cliente dall'altra parte non riesce proprio ad accedere al tuo portfolio, potresti avere dei blocchi o addirittura potrebbe non contattarti più e tu non sai qual è il vero motivo. Se ti piacerebbe iniziare a lavorare nel copywriting e fare della scrittura online il tuo lavoro, allora iscriviti alla prossima masterclass gratuita che trovi al primo commento qui in descrizione. Al suo interno capiremo come iniziare nel copywriting e come attirare il tuo primo cliente. Se invece questo video ti è piaciuto, io ti invito ancora una volta a lasciarmi un pollice in su, a iscriverti al canale e di visualizzare un altro video consigliato qui a fianco, in modo che possiamo continuare a formarci insieme. Noi ci vediamo nel prossimo video. Hasta luego!